GF VIP 7, Nikita Pelizzon spiega perché ha preso distanze da Luca Onestini, e svela un aneddoto inedito. Dopo la puntata del GF VIP 7 andata in onda ieri sera su Canale 5, Nikita Pelizzon ha deciso di chiudere definitivamente il suo rapporto di amicizia con Luca Onestini. Nel corso della diretta di ieri, Nikita e Luca si sono confrontati nuovamente sul loro rapporto e se la modella brasiliana ha ribadito di essere stata illusa dall'ex tronista. Quest'ultimo ha dichiarato di essere stato sempre molto chiaro con la Geffina e di averle sempre detto di vederla solo come un'amica. La Pelizzon dal canto suo ha aggiunto di avere avuto la netta sensazione che l'obiettivo di Luca sia quello di metterla contro il resto della casa e dopo la puntata si è sfogata con Nicole Murgia, spiegando i motivi per cui ha scelto di allontanarsi dal TikToker. È una cosa di cui parlavamo quando ci stavamo frequentando e che tu la tiri fuori un mese e mezzo dopo. Nel tempismo perfetto, perché io ho semplicemente detto a Sara quello che era successo mentre lui mi stava davanti. Perché lui diceva che io gli avevo detto di starmi lontano quando non era così. Io gli avevo semplicemente detto che, dato che non aveva mai nutrito attrazione fisica nei miei confronti, che avevo travisato tutto, che mi aveva sempre detto di vedermi solo come un'amica quando in realtà lui mi aveva sempre detto in futuro chi lo sa. Ti sto conoscendo, aiutami a vederti come un amico perché io sennò mi prendo davvero una batosta enorme. Nel senso che ci sto davvero male. Quindi non diamoci più il buongiorno così di 40 minuti di baci. Abbracci, coccole, non diamoci più gli abbracci costantemente, non stiamo sempre seduti vicini. Io sono stata chiara fin dall'inizio dicendogli che non lo vedo come un amico perché mi piace. Lui non è stato sempre chiarissimo, perché lui mi ha detto che ero l'unica che gli interessa nella casa. Mi dice che sono unica e me lo scrive sulla pancia in sauna e non me lo dice a voce. Gli chiedo perché sono unica e tu mi sgrani gli occhi come per dire che questa cosa non doveva uscire. Proprio per questi motivi la Vippon avrebbe scelto di prendere definitivamente le distanze dal suo coinquilino. Ci sono state delle cose così criptiche che a un certo punto io ho detto basta. Non voglio più tutta questa confusione, io non voglio farmi un mese, 3 mesi, 2 settimane ancora così. Crezzine pentru tine, fi egoista liniștici, eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu. Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe. Chimie, rimaru, spike, pui, asi, șoapo, grasul, nimeni altul, del, vede sau carpo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trebuie să cresc, crezi. Ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La câte urât